Non è una storia semplice. Non so dove mi porterà. Però bisogna farla. Volevo farla e devo farla. Buonanotte, amore. Franco Marcone, tu te lo ricordi? No. Voi ricordate Franco Marcone? Sapete chi è? Franco Marcone fu ucciso il 31 marzo 1995. A scuola non ve ne parlano di no, Franco Marcone? No, no, no. Aveva inviato alla Procura della Repubblica un esposto contro truffe. L'inchiesta è andata avanti con esiti alterni fino al 2004, quando dopo un po' di indagini è stata archiviata. Per l'omicidio Marcone di Roma ci sono colpevoli. Ok, viva Wikipedia! Foggia è una città che qualcuno è portato a credere essere una città secca, perché fa parte di questa regione dove l'acqua scarseggia. In realtà Foggia è sempre stata una città ricca d'acqua, nasce da una laguna. Originariamente Foggia era su un terreno praticamente paludoso. E Foggia ha avuto una storia molto, molto gloriosa nel corso del tempo. Consideriamo che già nel periodo romano queste erano delle zone molto, molto frequentate. Non lontano da qui troviamo quella città che era considerata all'inizio essere la progenitrice un po' di Foggia, vale a dire Arpi, e sulla strada verso Manfredonia. Dopodiché, per quanto riguarda più strettamente la città di Foggia, ha avuto certamente la sua gloria durante il periodo federiciano. Federico l'ha praticamente eretta sua capitale quasi morale, anche se poi la vera capitale del regno era quella che aveva più giù, a Palermo. Il contesto è complicato da descrivere oggi, si parla di urbanistica democratica, ma qui per descrivere bene il contesto dove matura un fatto gravissimo come l'omicidio di Franco Marcone, per descrivere, dicevo, quel contesto bisogna tornare un po' alle origini di una città che è partita dallo shock dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che l'ha rasa al suolo, ha distrutto tutto. Grande parte della città. Da lì è cominciata un'operazione di ricostruzione che è stata anche un'operazione di costruzione di ceti sociali, di nuovi ceti. Non è una storia dissimile da quella di altre città, io credo, e non è una storia dissimile da altre città capoluoghi. È così che si spiega poi il periodo del cosiddetto boom edilizio, che risale agli anni 50, agli anni 60, anche agli anni 70. C'è stato un momento nella storia di questa città, connesso al crollo di Viale Giotto, in cui le imprese ragionarono su come avevano condotto quel periodo, come avevano immaginato quello sviluppo, quali tecniche costruttive avevano utilizzato, e là si capisce quasi tutto di come la rete dei controlli, la vigilanza, le regole erano tutte considerate più blande, perché c'era un'urgenza più immediata, cioè quella di realizzare, di conseguire appunto il vantaggio di un terreno che da agricolo si trasforma in terreno edificabile, quindi con plusvalore pazzesco. Oggi considerare quanto
questo è stato importante, bisogna tenere presente che molte delle persone, molte degli imprenditori anche attuali, molte delle imprese attuali trovano le loro, la loro radice, le loro fortune lì, in quel periodo lì. Non bene, e lei se lo ricorda, non se lo ricorda il funzionario dello Stato. La sciarpa rossa. Posso dirvi che è una persona che è stato un esempio per noi, è il ricordo è vivo nei nostri cuori, soprattutto ogni anno facciamo il giorno della memoria, eccetera. E pare che portasse sempre una sciarpa rossa, fosse assassinato. La FOAR è centrale, almeno nella suggestione proposta dei fatti, diciamo così, perché poi purtroppo l'inchiesta ha vissuto questa continua rincorsa di nuove piste, di nuove tracce possibili che a loro volta dischiudevano, come dire, illuminavano sistemi di illegalità a margine, diciamo così. Ma la FOAR ha acquisito una sua centralità nell'inchiesta sul delitto Marcone per un motivo, ripeto, legato ai fatti, con quelli che ha dichiarato in maniera nettissima il giudice delle indagini preliminari che si occupò delle prime istanze di archiviazione, quando la procura, diciamo, gettava la spugna. Perché i due dioscuri, diciamo, dell'amministrazione finanziaria che se ne sono occupati sono da un lato Franco Marcone e dall'altro Stefano Caruso della FOAR, un'azienda molto importante nel mezzogiorno d'Italia, perché è un'azienda che si occupava dei tombini, di fare i tombini, si occupava di, quindi di attrezzi, aggeggi, servizi che incrociavano il sistema degli appalti pubblici in maniera fenomenale. E su quello agiva, sì, su quello agiva Marcone, sulla tassazione dell'Inbim, sulla tassazione relativa alle successioni, alle prassi, gli atti transattivi che sono maturati intorno alla FOAR. La FOAR, Foggia. Correva l'anno 1995, il 29 marzo, quando Francesco Marcone elabora per iscritto le controdeduzioni su questo caso, due giorni prima di essere assassinato nell'androne di casa sua. Emblematica la FOAR, la nuova FOAR, la Sicil Sud, una vicenda che ci porta in Sicilia. E proprio in Sicilia Stefano Caruso, allora direttore generale delle entrate per la Puglia, ha soggiornato dal 13 al 21 aprile 1995. Stefano Caruso, come è noto, almeno dagli scontri giudiziari, fu arrestato nel 1996 e forse sarebbe interessante capire per quale ragione Stefano Caruso ha soggiornato nello Zagar Hotel di proprietà di Cosa Nostra, due settimane dopo l'omicidio. Zagar Hotel di proprietà della Cogeas, ovvero di Michele Aiello, prestanome di Bernardo Provenzano. Stefano Caruso, non dimentichiamolo, è quel dirigente del Ministero delle Finanze che poi fa consulenze private per alcune aziende foggiane e non solo. Ricordiamo per tutti Sarni. La FOAR la ritroviamo anche negli atti giudiziari, perché secondo gli inquirenti è uno snodo cruciale. Pensate, se ne è occupato all'epoca anche Giovanni Falcone, e c'è un rapporto interessante della Guardia di Finanza che rivela i collegamenti con gli affari di Cosa Nostra anche in questa regione. Dietro l'omicidio di Francesco Marcone
C'è una storia sicuramente di speculazioni edilizie, ma anche di enormi evasioni fiscali, dell'ordine di miliardi. Due giorni prima dell'omicidio, qualche settimana prima dell'omicidio, alcuni mesi prima di questo omicidio, Francesco Marcone aveva denunciato alcune situazioni anomale, inerenti ovviamente ai suoi incarichi, ai suoi compiti d'ufficio, e per questa ragione ha pagato con la vita. E in base alla mia inchiesta giornalistica pubblicata 4 anni fa dal settimanale Left Avvenimenti, ho messo nero su bianco proprio 4 anni fa questa strana ed emblematica situazione della Fore. Qui all'interno, tra l'altro, secondo testimonianze di agricoltori che vivono nelle vicinanze, sono stati interrati migliaia di tonnellate di rifiuti industriali estremamente pericolosi. Quindi non solo una speculazione finanziaria per evadere le tasse, ma anche l'occultamento di scorie molto pericolose. So soltanto che non è mai stato trovato il colpevole, insomma, questo più che altro. Per il resto non è passato un po' di tempo, non ricordo più le cose. Poi non te ne manco parlato più tanto, diciamo. Non ve lo ricordate? No. Niente, nel 95, niente. No, abbiamo da un po' dai telegiornali, dai giornali, la bravissima persona, che meritava forse qualche considerazione in più. No, non lo ricordo. Lei di Foggia, sì, vero? Sì, non ricorda la storia, tutto quello che accadde. Amore, te devo dirti che siamo entrati in questi studi, ma una ricchezza che abbiamo visti, si sentiva dei soldi. Una ricchezza così grande per una città di provincia. Ho capito che questi notai, avvocati, commercialisti, medici amministrano e distribuiscono i soldi tra imprenditori e gente comune. E ho capito tante cose. E sono sicuro che più andiamo avanti, più si scoprono le cose. Escono fuori altre, ancora più interessanti che questi. Solo questa cosa a me mi ha dato ragione di cominciare e fare questo lavoro. Io personalmente lo conoscevo perché avevo avuto rapporti, mi pare, di lavoro con lui. Ricordo che era una persona fisicamente un bell'aspetto, una persona per bene. Ne continuo a sentirne parlare e mi piacerebbe che si venisse a capo della situazione. Sento una brava persona, una bravissima persona, e una brutta storia quella che l'ho visto qui intorno. Dunque, la vicenda Marcone nasce il 31 marzo del 1995 intorno alle 19:10. Viene ucciso, viene fatta un'esecuzione capitale praticamente, con due colpi sparati alle spalle da vicino, da molto vicino, un primo colpo che lo raggiunge alla nuca e un secondo colpo che lo raggiunge al soma mentre è reclinato cadendo. Il direttore dell'ufficio del registro si occupa della tassazione di atti, in particolare della tassazione di atti di compravendita, della tassazione di contratti in genere, della valutazione del compendio delle successioni ereditarie praticamente. Questo è il lavoro dell'ufficio del registro e in particolare del direttore. L'uomo Marcone è una persona precisa, rigorosa, preparata, una persona tutto sommato abbastanza schiva, oserei dire, rispetto a quelle che potrebbero essere, insomma, delle dinamiche di comportamento. Non ha moltissimi amici, ha delle frequentazioni piuttosto sporadiche, limitate, ed è una persona che si caratterizza per essere una persona molto preparata, a cui si rivolgono anche molti professionisti per avere degli scambi di idee, delle valutazioni praticamente più approfondite. In effetti l'amarezza che giunge alla famiglia, giunge a chi vi parla, ma giunge anche all'intera cittadinanza,
deriva dal fatto che sono passati 16 anni e invece questa vicenda è ancora coperta da vera e propria nebbia. Le vicende che si sono in qualche modo intersecate sono svariate. In effetti sulla scrivania del dottor Marcone c'erano molti fascicoli e comunque molte erano i campi della sua azione, della sua indagine. Fra queste si sono puntate le attenzioni su alcuni costruttori della città di Foggia, anche alcuni nomi eccellenti, e su alcuni gruppi societari praticamente. Fra questi possiamo dire saltano agli occhi per la loro attenzione il gruppo FOAR, che è una società che si occupava della compravendita, della produzione e compravendita di materiale metallico praticamente ferroso, oppure altri costruttori. Fra questi possiamo ricordare il gruppo Caroprese, fra questi possiamo anche rammentare il gruppo Sarni, che si occupa di tutt'altra vicenda. La FOAR però, attraverso un passaggio contrattuale, praticamente viene sostanzialmente svuotata. Ecco, quindi comprendiamo che il meccanismo che può aver portato alla morte Marcone può risiedere semplicemente nel fatto che, facendo il suo lavoro e facendolo anche molto bene, si può essere accorto che un certo tipo di contratto, un certo tipo di transazione economica, in effetti nasconde una grossissima speculazione. Un anno e mezzo prima circa, cioè il 23 dicembre del 1993, viene compiuto a Foggia un altro eccellente attentato, perché non ha portato a nessun omicidio. In particolare un superiore gerarchico del Marcone, il dottor Stefano Caruso, viene attinto praticamente da due colpi di pistola sparati da un ignoto dietro la porta di casa. Questa vicenda, che potrebbe in teoria non essere assolutamente collegabile, in effetti è intimamente collegata alla vicenda Marcone, e io posso dire che è più facile comprendere la dinamica e le motivazioni che sono sottese alla vicenda Marcone ponendo attenzione e verificando quello che si poteva fare, che forse non si è fatto, anzi sicuramente non si è fatto in maniera compiuta nell'esame, nell'indagine dell'attentato Caruso. A distanza di tempo, di alcuni anni addirittura, si comprenderà che la pistola che ebbe a effettuare questo attentato è la stessa che ha portato praticamente, che fu utilizzata nell'omicidio Marcone. Già questo fatto porta a collegare i due eventi, perché se c'è stato un attentato che è stato compiuto con quell'arma, beh, è evidente e conseguenziale che la stessa arma ha portato all'uccisione di Francesco Marcone, vuol dire che la mano appartiene alla stessa persona o allo stesso gruppo praticamente. Io ho conosciuto Raffaele Rinaldi per questa vicenda, e l'ho conosciuto in realtà per un altro motivo, perché lo difendevo in una ipotesi di detenzione di armi per la quale fu arrestato proprio in carcere, e quindi ebbi modo di assumere proprio l'incarico nel suo interesse. Dopodiché, nel corso di questa detenzione, subito dopo, si intrecciò uno sviluppo importantissimo relativo alla vicenda Marcone. Venne fuori che le armi utilizzate per uccidere Francesco Marcone erano state procurate e detenute dallo stesso Raffaele Rinaldi. Questo fu una grossa sorpresa per tutti, in primo luogo per gli investigatori, che fino ad allora non avevano toccato minimamente questa figura
Fino allora le indagini erano state orientate in tutt'altra direzione e venne fuori questa figura che aveva tantissimi punti oscuri, perché Raffaele Rinaldi era al tempo stesso un dipendente dell'ufficio del registro e quindi era una persona che aveva a che fare con la vittima, con il dottor Marcone, era una persona che aveva avuto un provvedimento latamente disciplinare dal dottor Marcone, quindi aveva in teoria, in astratto, un movente per poter attentare alla vita di Marcone. Poi vennero fuori le armi e questi tre elementi ovviamente per tutti gli investigatori vogliono dire tantissimo. E così si è iniziata a approfondire questa indagine, ma le stranezze non sono finite qui, perché tutto quello che è venuto dopo ha del rocambolesco. Raffaele Rinaldi si trovava agli arresti domiciliari per quel processo che dicevo prima. Un giorno impugna la sua motocicletta, si fa un giro, lui espertissimo guidatore, ha un incidente stradale e muore. Sì, è possibile avere un incidente stradale, ma è davvero singolare che su quella strada fosse stato posizionato un masso. Chi lo ha posizionato? Questo è il mistero che avvolge ancora oggi questa vicenda e che purtroppo con la scomparsa di Rinaldi è rimasto tale. Non c'è una risposta, ma gli interrogativi sono tantissimi. Il primo pensiero che viene in questa vicenda è che possa essere stato qualcuno di coloro che avevano ucciso materialmente il dottor Francesco Marconi, a porre quel masso lì sulla strada per togliere davanti un testimone scomodo. Per il resto è successo dell'altro sempre in questa vicenda, e sempre con riferimento alla figura di Raffaele Rinaldi. E questo ha recato un grosso problema alle indagini, che sono state fatte con quelle tecniche tradizionali. Il mio giudizio come avvocato della famiglia è ci ho visto molto impegno, però non ho visto la tempestività. Con il decesso chiaramente di Rinaldi, molti lati oscuri di questa vicenda resteranno tali, perché non si avrà modo di chiarire sia la provenienza delle armi e né tampoco si avrà modo di avere un apporto probatorio per quanto riguarda l'omicidio Marconi. E lui si allontana dal posto di Mattinata, inizia a percorrere la strada provinciale che conduce a Vieste, è una strada particolarmente tortuosa, e nell'abordare una curva sulla sinistra trova sulla strada un sasso e, mettendo il sasso, perde il controllo della moto finendo la sua corsa contro un guardrail. E dall'esame autoptico sembrerebbe che il Rinaldi avesse sbattuto con la colonna vertebrale dorsale sacrale contro questo guardrail, e l'impatto forse queste sono state le cause letali. Dove andasse non lo so, perché non si evince, tantomeno so il contenuto della telefonata che, a dire di qualcuno, sarebbe stata fatta prima che lui partisse, e per il resto non rimane sempre il solito alone, il solito dubbio su se un sasso possa essere stata la causa di questa caduta, anche perché non è una curva molto stretta dove è successo l'incidente. Anche per quanto riguarda l'attentato subito dal dottor Stefano Caruso, il Raffaele Rinaldi poteva essere stato uno degli autori, se non proprio l'autore. Questo ce lo dice una delle figlie del dottor Caruso,
che riconosce, sia pure in maniera postuma, prima non aveva detto nulla, ma è un atto processuale, bisogna tenerne conto, è una dichiarazione testimoniale. La stessa dirà agli investigatori: sì, Rinaldi è quella persona che io vidi sotto casa proprio quando ci fu l'attentato a mio padre. E si presume, si ritiene che anche la Ciocia abbia voluto incastrare il signor Rinaldi per toglierselo davanti, in buona sostanza, e continuare nella sua relazione extraconiugale con questo pignataro, perché il quale era a sua volta sposato con un'altra signora del posto. E sembra, almeno a detta della, anche dalla Ciociola, che queste armi servivano per difendersi da questo pignataro, e poiché avevano avuto degli screzi, degli atterchi reciproci, e che quindi erano detenute a modo di difesa personale. E altro aspetto strano: la valigetta aveva una chiusura di sicurezza con dei numeri, e cosa strana è come faceva la Ciociola a sapere che lì dentro ci fossero delle armi. Perché i carabinieri sono andati, insomma, mirati, sono andati spediti su quel mobile dove c'era quella valigetta, e sapevano di esserci delle armi. L'indagine è stata caratterizzata dalla presenza di molti magistrati, praticamente, non fosse altro perché, seppure con risultati purtroppo che non hanno portato a nessun risultato apprezzabile praticamente, comunque hanno visto avvicendarsi numerosi magistrati. Per la procura il primo magistrato che fu nominato fu il dottor Antonio Buccaro praticamente. Naturalmente il capo della procura all'epoca era il dottor Baldassarre ed Irzì. In effetti devo dire che una domanda che mi sono posto è: se questo omicidio fosse accaduto in altra città, non Foggia, se la procura, se il capo della procura non avesse avvocato a sé l'indagine. Iniziò un pubblico ministero che ci mise davvero tutto il suo saper fare, però solo dopo 7 mesi è intervenuto un altro pubblico ministero applicato dalla procura distrettuale antimafia di Bari, il dottor Carofiglio, ma erano passati 7 mesi, sapete tutti qual è, sappiamo tutti qual è il tempo ideale per cercare di risolvere un delitto, 24 ore, 48, 3 giorni, certamente non 7 mesi. Questo ha dato dei problemi, e poi anche il non avere istituito un vero e proprio pool, un magistrato era troppo poco, perché questa vicenda è una vicenda particolarissima che investiva un uomo delle istituzioni, e quindi era forse opportuno dedicare più uomini e più mezzi a questo caso. Questa è la mia doglianza, ma solo questa, per il resto ho visto tanto impegno e tanta professionalità. La vicenda è legata strettamente a quelli che possono essere definiti i poteri forti della città, in altre parole potremmo dire la mafia. Io personalmente preferisco parlare della prepotenza, la prepotenza pura praticamente, che praticamente si incontra quando per raggiungere uno scopo imprenditorialmente importante si decide anche di levare di mezzo quello che potrebbe essere un ostacolo. Comincio ad avere abbastanza materiale per continuare, per andare avanti, per andare a fondo di questa cosa, perché nessuno è andato in fondo, né la stampa, né la polizia, né la magistratura. C'è una cosa marcia, malvagia sotto. Possiamo chiedervi per favore qualcosa a proposito di Franco Marcone, ve lo ricordate? Sapete che tu sai chi è Franco Marcone? Tu lo sai chi è Franco Marcone? Voi? Neanche voi, non sapete chi è Franco Marcone?
una domanda su Franco Marcone. Tu lo ricordi? Io sì, me lo ricordo Franco Marcone. Ecco, vuoi parlarcene un po'? Era un funzionario del comune che è stato ucciso. Che... Da chi? Questo non si sa ancora, almeno non è ancora stato trovato il colpevole, da quanto ne so. A cui è dedicato il liceo? È dedicato a una scuola della pubblica amministrazione. Un liceo scientifico. Che cosa è dedicato? Il liceo scientifico? Sì. No, quello è Marconi. Non Guglielmo Marconi, Franco Marcone. C'entrava con la malavita, l'uccisione, però lui non c'entrava con la malavita. Sì. Qualcosa me la ricordo, però solo qua. Perché è importante Viviana Laci? Viviana Laci è importante perché è l'unico testimone dell'evento, dell'attentato, di quello che sarebbe successo la sera del 23 dicembre del 93 in casa Caruso. In effetti le notizie che abbiamo potuto appurare anche attraverso indagini investigative di carattere diciamo fatte da me, dalla difesa praticamente, che cosa appuriamo? Appuriamo che lei svolge appunto le pulizie in casa Caruso e in alcune altre abitazioni. Il 23 dicembre alle ore 18:14, se non ricordo male, viene fatta una telefonata alla questura di Foggia, dove si avverte che qualcuno sta sparando alla porta di casa Caruso. Perché è determinante questa circostanza? Perché dagli elementi che vengono tratti nell'immediatezza del fatto, praticamente, quindi poche ore dopo questo evento, che cosa viene fuori? Viene fuori che, come è comprensibile, la famiglia Caruso è terrorizzata da questo evento, è impaurita, praticamente raccontano di aver spento le luci, raccontano di aver subito chiamato la polizia e di aver acceso le luci praticamente solo quando la polizia è giunta di lì a pochi minuti dopo. Ora, se questi sono i dati sostanziali di questo evento, sorgono alcune domande. Innanzitutto, se questa donna è stata ferita, anche se è stata ferita non gravemente, ma comunque è stata toccata, al di là del comprensibile spavento che può aver avuto una persona normale, questa persona deve essere stata pur medicata, visitata. E invece non è stata visitata presso un normale presidio ospedaliero, non è stata visitata presso una farmacia, non è stata visitata da nessuno praticamente. Eppure lei in casa Caruso non c'è, perché la polizia che giunge 5 minuti dopo non la trova, e viene riferito invece dalla famiglia Caruso che lei praticamente c'era quando arriva la polizia e che è andata via perché non c'era alcuna esigenza di trattenerla. Questa affermazione è un'affermazione che lascia stupefatti praticamente, perché una persona che è stata testimone di un evento così grave quale è quello di sparare alla porta, addirittura trafiggere la porta e colpire una persona, bastavano pochi centimetri da un lato o dall'altro e la persona sarebbe rimasta ferita in maniera ben più grave praticamente. Per il fermento, per quello che era successo, qualcosa di grave, l'avevo intuito che era successo qualcosa di grave. E io cosa ho pensato all'epoca? Pensai qualche regolamento conto tra albanesi che si picchiavano, eccetera, e che era stata ferita in un regolamento di conti, tra virgolette, tra questioni tra albanesi. In effetti alcuni approfondimenti, anche alcune acquisizioni, alcune indagini effettuate hanno permesso di appurare che questa donna sarebbe stata poi accompagnata nel fare degli acquisti
acquisti di alcuni elettrodomestici praticamente e poi elettrodomestici importanti, quale può essere una lavatrice che non si porta certamente in una borsa. È anche interessante che su questa persona non si sia fatta praticamente una indagine approfondita per appurare se in effetti la sua forza economica sia magari aumentata. No, no, non le aveva, perché viveva giusto di stenti di quello che noi riuscivamo a dargli, il cappotto, il cibo, quando poteva prendere a lei, perché c'era la lira, 5.000 lire a ora. So che voleva la lavatrice, amava la lavatrice, era il suo sogno, la lavatrice. Intervista. Grazie. Con Marcone è una relazione più che amicizia. Noi ci siamo conosciuti quando nel 72, quando hanno aperto l'ufficio IVA addirittura, e lui faceva il funzionario là, poi quindi ci siamo cominciati a stimare, spero reciprocamente. Aveva un suo modo di fare, ma veramente signorile, per cui ogni cosa si stemperava, quindi uno non poteva portare un malanimo, perché era tanto un signore, cioè anche le cose più brutte te le porgeva in un modo tale che non ho capito più niente, almeno per un paio di ore, che quando abbiamo saputo la notizia l'avremmo saputa, non ricordo dove, come l'abbiamo saputo dopo qualche tempo, un'ora, due ore, veramente sono stato proprio, non ho capito niente, infatti ho detto di sospendere l'atto e l'abbiamo sospeso per parecchio tempo. Sono stato là, sono stato fuori dalla sala, questa è tutta poi la mia faccenda, perché alcuni di loro mi sono allontanato, mentre io credo di non essermi allontanato. Comunque non è che cambia il discorso. Il signor Marcone, il dottor Marcone, questi frequenti incontri che avevamo, una volta, però non sotto, prima della morte, aveva ricevuto, non lo so perché era tanto discreto, qualcuno che millantava, dice io ti faccio chiudere una pratica, e quindi lui aveva saputo questo fatto qua, E forse avrò detto, Franco, a sapere che so tutte queste cose. Questo fatto però mi è venuto a galla dopo che è morto. Lui mi disse che c'erano questi, che aveva avuto queste persone che millantavano. Io poi ho avuto il riscontro, quando c'è stata la morte, il giorno dopo la prima cosa che ho fatto, sono andato alla procura e ho detto, vedi, mi risulta questo fatto. Thank you.
Dunque, io ricordo il primo giorno che andai in ufficio, trovai l'ufficio chiuso perché naturalmente uno il primo giorno che viene assunto va sempre un po' in anticipo e venne addirittura lui ad aprire il portone d'ingresso perché appunto era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad uscire, quindi era esemplare anche sotto questo aspetto perché era appunto sempre il primo a entrare e l'ultimo a uscire. Perché io mi sono ritirato a casa, ho visto un assembramento e sono stato uno dei primissimi ad averne notizia proprio perché io abitavo a 20-30 metri dal suo portone. Non posso che dire che era una persona squisita, questo lo posso affermare e confermare. E la cosa che è rimasta, mi è rimasta sempre impressa, è il suo carattere signorile proprio. Posso dire questo, ma naturalmente posso raccontare quello che si diceva. C'è l'opinione che si era fatta che andava per la maggiore, la tesi, che ci fosse stato forse qualche suo modo di intendere, di procedere, va bene, o di voler applicare la normativa dell'ufficio del registro, quindi del campo del registro, pedissequamente, che poteva aver toccato qualche interesse. Visto che quando si arriva a delle manifestazioni così cruenti, vuol dire che gli interessi non possono che essere grossi. Ci ho spiegato? La vicenda Forra è sicuramente una delle vicende cuore dell'omicidio Marcone. Perché in effetti è la vicenda, una delle vicende più importanti? Perché di questo atto si è occupato sia il dottor Marcone e sia prima di lui si occupò Stefano Caruso. In effetti una delle congetture che ebbero a fare gli inquirenti fu quella di verificare se tra i due eventi, cioè l'attentato e l'omicidio, ci fossero dei collegamenti che potessero portare a collegare l'attività di Caruso e l'attività del dottor Marcone. In effetti questa cosa qui poteva essere, è sicuramente avvenuta. Ma sicuramente lo dice forse avvenuta anche nelle intercettazioni, lui dice a me per la Forra, sì, lo accenna, insomma entra ed esce questa vicenda. Nelle intercettazioni c'è una frase che è addirittura tremenda, oserei dire. La frase che dice è a me per la Forra, a lui per lo sgarro. Tra l'altro il dottor Caruso si è occupato della vicenda fino a novembre 93 e a novembre 93 c'è un altro elemento che nelle indagini viene fuori anche sì, se poi non viene mai provato, mai chiarito. È vero. Viene, in effetti ci sono dei personaggi, cioè in particolare alcuni malavitosi, che riferiscono, e riferiscono anche con una sorta di dovizia di particolari, che tra l'altro erano legati a Rinaldi. Sono proprio loro che dicono di aver ricevuto un mandato dal Lello Finanziere, che poi capiremo dopo altro tempo ancora essere Raffaele Rinaldi, praticamente impiegato di papà, che lavorava anche con papà. Sì, fu anche allontanato da tuo padre e fu anche oggetto di una indagine interna che era stata guidata, promossa proprio dallo stesso Caruso. Certo. Praticamente. Ma che cosa voleva questo? Non so, ti ricordi che cosa voleva questo Lello Finanziere? Cioè che cosa commissiona questi due? Bah, in effetti il dato lo sappiamo da Caposeno, lo sappiamo da Ferrazzano e lo sappiamo da un terzo che si chiama Maglione, praticamente. Che cosa loro ci dicono? Loro ci dicono tante cosette, seppure in momenti diversi. La prima cosa che ci dicono è che loro hanno ricevuto un mandato da Lello Finanziere. Il mandato che hanno ricevuto è quello di andare a picchiare
Caruso, sì, praticamente. Loro, però lui dice di no, che non, no, è vero. No, assolutamente lui non nega questa circostanza, e anche una sorta di riconoscimento personale non ebbe, no, nessun, però, esito. Portano la polizia davanti all'abitazione di Caruso, in realtà. Sì, loro, cioè Ferrazzano e Caposeno, portano guidano, la polizia, li guidano dicendo: ma è qui, abita qui quella persona. A casa sua. A casa di Caruso. E riconoscono anche la macchina. L'automobile, infatti. Sì, però Caruso, sì, è vero, questa cosa è terribile. E poi, vabbè, entra in gioco Maglione, che forse sa anche, sì, qualcos'altro in più. Sì, perché lo stesso soggetto ci dice anche che successivamente ebbe anche il mandato di andare a sparare dietro la porta del Caruso. Perché durante l'inchiesta sull'attentato Caruso non ha detto di essere stato minacciato qualche giorno prima dell'attentato? E di quale sgarro di Marcone parla Caruso? Sempre sulla foire? Su un'altra vicenda. E quale? Caruso sembra avere tutta la situazione a mano. Ma è veramente Caruso la vittima? O chi altro? Adesso ci aspetta mio fratello. Lui è Paolo. Quindi è stato ucciso con il fratello così italiano. La società civile di Foggia sa e non ha parlato, e questi funerali sono, credo, proprio la rappresentazione di tutto questo. Gente che è venuta, che faceva scena, che faceva la sua sfilata, e qui non si parla solamente, no, di Caruso, che ha avuto la sua parte, ma si parla di tanta gente. Poi alla fine io credo che tra le persone che conoscevano papà un sacco di persone sapevano. E non hanno parlato. Io non so, per esempio, cosa sapesse il notaio Pepe, però per esempio il notaio Francesco Paolo Pepe è stato l'ultimo col quale ha parlato papà. Ci aveva detto che papà aveva lasciato come una specie di testamento morale. Cioè, praticamente a ridosso della morte di papà mi fece dire da Zionino, il fratello di papà, che dovevo andarlo a trovare perché lui era l'ultimo che aveva parlato con papà, che c'era un testamento morale. E in realtà che cosa mi ha raccontato? Non mi ha raccontato niente, che papà era stanco dell'ufficio, che diceva che all'interno dell'ufficio c'era una massa di delinquenti, di persone che in realtà erano disoneste. E tutto questo poi, magari, non lo so, quando noi l'abbiamo anche raccontato, ci ha prodotto soltanto inimicizia all'interno dell'ufficio e basta. Infatti, e mi viene di ricordare anche un altro amico di papà, Gaetano Stasi, che appena papà fu ammazzato immediatamente si precipitò qui, ti ricordi? Sì, che ci disse: papà, dove era lo studio di papà, dove papà approfondiva lo studio delle pratiche? Fatemi vedere a me, perché se c'è qualcosa che io posso suggerire agli inquirenti di qua e di là. E intanto lo stesso Stasi poi, nel riferire su quella famosa riunione che si tenne quel giorno stesso, quasi a ridosso dell'orario in cui è stato ammazzato papà,
lui è entrato in confusione, che addirittura hanno dovuto sottoporlo alla macchina della verità, in un certo senso. Sì, si è a un confronto tra lui e gli altri che erano presenti. Certo, lui ha detto di non ricordare dove fosse andato e si è sottoposto a ipnosi, però fino ad ora diciamo però vabbè, questa cosa l'hanno archiviata. Poi alla fine è un nulla di fatto, alla fine forse ricordare tante storie ci fa solo male. Sono tutte persone che hanno preferito tacere e continuare la loro vita. Perché io devo raccontare quello che so? Perché io mi devo esporre? Per chi? Per che cosa? Tanto Franco Marcone è morto, i figli la loro strada la troveranno, e noi sappiamo che abbiamo avuto anche delle proposte di qualcuno che ci voleva far mettere l'anima in pace, ci volevano trovare un lavoro, la casa, ma statevi tranquilli, dimenticatevi questa situazione, alla fine vostro padre è morto. Sì, è vero, è stato ucciso, ma è morto, e quindi in realtà più di uno, non solo una persona, è inutile fare un nome, due, sono state molte persone, anche estremamente vicine, amici di famiglia, possiamo dire anche di famiglia, anche in famiglia. Sembravano anche così volenterosi nel voler aiutare poi per le indagini. Poi? Cos'è stato? E poi, soprattutto qualcuno, io mi ricordo, che fece un discorso, perché era il diretto superiore di papà, e salì su quel pulpito e pianse a calde lacrime, dicendo che Franco era uno dei suoi migliori amici, che era un grande funzionario, che non lo avrebbero mai dimenticato. Per quanto mi riguarda, posso attestare le grandi qualità di Franco Marconi, non solo come suo riferimento gerarchico all'interno dell'amministrazione, come suo amico da oltre 20 anni. E in questo testo mi sento di affermare che la perdita di Franco è soprattutto grave per le sue donne umane. Poi ci è voluto poco perché diventasse il nostro, no? Più acerrimo nemico. Sì, infatti. È bastato poco. Nel momento in cui è venuto fuori qualcosa sul suo conto. Sì, infatti lì è tutto un discorso legato alla magistratura, a questi inquirenti che veramente hanno perso troppo tempo per iniziare a svolgere indagini che si possano definire serie. Quegli 8 mesi di buco, di vuoto, sono veramente pesanti, anche perché non ci dimentichiamo che si sono limitati a svolgere indagini sulla nostra famiglia, come se nostro padre fosse un delinquente, quindi era giusto approfondire quante proprietà avesse, quanti soldi avesse e chi conosceva, se appunto nel caso che queste persone erano dei delinquenti. Però fortunatamente questo si è limitato solo ai primissimi tempi e poi hanno capito che non c'entrava niente. Certo, forse le indagini devono partire sempre, no, dalla vittima. Cerchiamo di capire la vittima che vita facesse. Non so, magari poteva, che ti devo dire, avere una doppia vita. Nel momento in cui questo lo hanno escluso, beh, insomma, erano passati 8 mesi. Però ecco, erano passati 8 mesi. E ci sarebbe veramente da assumersi le proprie responsabilità per queste mancanze. Sì, e poi tra l'altro l'altra cosa che noi abbiamo sempre chiesto è stata la predisposizione di una consulenza tecnica d'ufficio sulle carte, perché noi ci siamo resi conto immediatamente che quella materia era troppo tecnica per essere capita da un magistrato, anche se vogliamo dalla polizia che era titolare dell'inchiesta. Certo, la regia della magistratura era debole, quindi ovviamente più di tanto non potevano fare all'inizio. Questo si parla dei primi 7-8 anni, quindi non viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio sulle carte. Per 7 anni non viene disposta. Non solo, ti ricordi anche tra le nostre richieste quella
che venisse fatta un'inchiesta interna da parte dell'amministrazione finanziaria? E ti ricordi anche da chi fu svolta questa indagine? Eh sì, che poi non ci dimentichiamo anche che Orazio Gentile si è ricordato nel 2001, a distanza di tanti anni, che aveva bisogno di riferire qualcosa di molto importante sulla vicenda, no? Certo. Cosa riguardava? Beh, lui era il vice direttore di papà, quindi diciamo che aveva sotto mano tutte le cose, o quasi tutte, quelle che aveva papà. Tant'è che per molto tempo ha pensato che il vero bersaglio fosse lui. Dice, hanno ucciso Franco solamente perché ha messo la firma sotto quelle deduzioni, ossia il famoso atto maledetto, la FOAR. E lui ci ha raccontato una cosa terribile, non so se la ricordi. Lui ha raccontato, quando era in vita, perché purtroppo adesso non c'è più, che tentò di parlare con il procuratore capo, Virzì. Andò proprio a trovarlo, però il procuratore capo gli disse: beh, vabbè, adesso non posso verbalizzare, ritorni tra qualche giorno, così le faccio trovare un ufficiale verbalizzante. E poi, quando Orazio ritorna lì, armato di coraggio, di buona volontà, chissà con che batticuore, no, si era deciso. Tu immagina, certo, un uomo malato che faceva la dialisi un giorno sì, un giorno no, che si decide a raccontare il famoso atto maledetto, ritorna dal procuratore capo, si aspetta di essere sentito, trova lì Caruso. Sì, me lo ricordo. Trova lì il dottor Caruso. Questa è una che era il dirigente di tutti loro a quell'epoca. Certo, certo. Insomma, voglio dire, tu devi riferire qualcosa di riservato, inizi a capire che non è proprio l'ambiente, non è proprio il momento. Una presenza imbarazzante. Una presenza imbarazzante. Ecco che Orazio Gentile decide di non parlare e si rivolge al nostro avvocato, Oreste De Finis. Certo, non ricordo. Cioè, voglio dire... E questo è uno dei colleghi. Poi l'altro che ha avuto coraggio è stato l'ispettore che stava sempre con papà, che è stato Filippo Lops. Anche lui probabilmente, se fosse stato incoraggiato dagli inquirenti fin dal primo giorno, probabilmente avrebbe raccontato subito quello che sapeva. Sì, noi, guarda, a distanza di tanti anni ci ricordiamo di tutte queste cose, poi alla fine non sono nostri ricordi, noi abbiamo letto le carte. Alcune volte sembra quasi che noi avessimo sentito, che noi abbiamo sentito queste persone. Noi in realtà non le abbiamo mai, certo, sentite. Abbiamo letto quello che loro hanno riferito dopo un po' di tempo ai magistrati, quando finalmente con l'arrivo a Foggia di Gianrico Carofiglio sono iniziate le indagini e si è costituito un pool di magistrati, che doveva essere costituito immediatamente. Il dottor Gentile si poneva alcune domande, ma non si limitò a porsele. Addirittura questi suoi dubbi a sua volta li porse ad altri magistrati. La cosa purtroppo si colora anche diversamente, più gravemente. Un giorno il dottor Gentile fu raggiunto telefonicamente dalla segreteria del dottor Virzì. Fu pregato di recarsi dal dottor Virzì, dove appunto andò e dove fu invitato a nuovamente spiegare quali fossero praticamente i dubbi che lo avevano portato la prima volta a raccontare le sue perplessità. La cosa strana, molto strana, è che a questo colloquio non partecipa soltanto il dottor Virzì, ma partecipa proprio il dottor Caruso. Quando poi si è affacciata sulla scena la figura di Raffaele Rinaldi, se non ricordo male, il dottor Carofiglio era già andato via, per cui diciamo non vi è stata quella sinergia che la famiglia aveva auspicato dall'inizio, con un complesso di investigatori tutti dedicati a questo caso che era molto molto complesso. Foggia è una città su cui aleggia un'ombra, che è l'ombra del mattone.
L'edilizia ha caratterizzato la città di Foggia nel bene e nel male. La sua storia è una storia fatta di palazzi distrutti dal terremoto del 1731, dai bombardamenti anglo-americani nell'estate del 42 che fecero 22.000 vittime, molte delle quali civili, e da omicidi eccellenti. Ne ricordo soltanto tre. Uno il 6 novembre del 92, l'omicidio di Giovanni Panunzio, ucciso la stessa sera in cui il Consiglio Comunale stava per approvare il piano regolatore generale. Dunque 6 novembre del 92, l'omicidio di Giovanni Panunzio, l'imprenditore edile che si era ribellato al racket delle estorsioni, ucciso la sera stessa in cui il Consiglio Comunale stava per approvare alcune delibere che modificavano il piano regolatore della città e dunque anche l'assetto urbanistico futuro della città di Foggia. C'è poi un omicidio, quello del 25 ottobre del 2004, Leonardo Biagini, consigliere comunale all'epoca di Alleanza Nazionale, aveva sposato la causa di alcuni abusivi che occupavano una palazzina per la quale era prevista una ristrutturazione molto molto redditizia. Per questo omicidio non si è mai scoperto nulla, c'erano stati degli indagati, ma poi sono stati tutti assolti, c'era stata anche una persona arrestata, tutti assolti. Per l'omicidio Giovanni Panunzio invece ci fu un colpevole che venne rintracciato e scoperto grazie alla testimonianza di una persona che adesso vive ancora sotto mentite spoglie, un testimone di giustizia, il che diciamo contraddice anche la versione di Foggia città omertosa. Foggia è una città omertosa sicuramente, però in quel caso, nel caso dell'omicidio Panunzio, l'omicidio Panunzio è stato importante perché ha fatto scoprire l'esistenza di una mafia, in quel caso di una mafia legata più che altro alla criminalità organizzata, non la mafia probabilmente dei colletti bianchi, che è quella che quasi certamente ha ucciso Francesco Marcone. Amore, non so, è come se il soggetto e l'oggetto oggi siano completamente separati. È così, non c'è più appartenenza. E questo fa sì che non ci tocchi più niente. Perché l'altro non siamo noi, l'altro è distante da noi. E quindi tutto quello che succede non ci tocca. Tutto questo denaro, per esempio. Da dove viene? Qualcuno si dovrebbe pur porre questo problema. Da dove viene questo denaro? Che cosa ho io tra le mani? E invece no. Si cammina, si va, ci si scontra. Questo silenzio imperante, e in questo caso questo silenzio imperante, è una scelta. Nel corso delle indagini arriva questo biglietto, non arriva alla Procura della Repubblica, arriva invece alla famiglia di Marcone, stranamente intestato al defunto Marcone Franco, e quindi la famiglia apre questo biglietto e rimane ovviamente sconcertata, perché qui si parla quasi di un enigma. Sembra di dover sciogliere un rebus. Ancora una volta, mentre ci saremmo voluti trovare di fronte a persone che collaboravano con la giustizia, con la famiglia, con le indagini, ci troviamo di fronte a una persona che scrive un rebus e ci chiede di risolverlo. Scrive 1972, un foglio di carta da bollo da 2000, quello con la bilancia. È una collezionista, rivolgetevi a qualche collezionista. Davvero un rebus. Noi lo portiamo immediatamente in procura e chiediamo di fare qualche indagine, perché la ipotesi a cui noi pensiamo che possa essere il delitto legato a un episodio di falso, in cui si è appunto utilizzato un vecchio foglio con la bilancia, che appunto sta a indicare quella che era la marca che si metteva all'epoca,
che però era una marca assolutamente diversa da quella degli anni in cui viveva Marcone, negli anni 90. Ecco perché l'anonimo scriveva 1972, perché al 1972 probabilmente la marca da bollo in vigore era di 2000 lire. E quindi probabilmente noi abbiamo pensato, sarà stato usato questo foglio da bollo di 2000 per retrodatare, per esempio, un certo contratto, un certo accordo. E quindi l'anonimo ci richiamava la nostra attenzione su questo foglio ingiallito da ricercare. Ecco, noi abbiamo chiesto la collaborazione ai nostri interlocutori: cercate questo foglio da 2000 con il contratto, e da lì cerchiamo di risalire come con un invisibile filo d'Arianna fino ad arrivare all'assassino. Beh, però da dire che questo biglietto non ci dice chi è l'assassino, ci dice dove dobbiamo guardare, e cioè ci dice di guardare nel mondo in qualche modo giudiziario o comunque collegato al mondo giudiziario, e ci dice anche che in qualche modo è collegato ad una collezionista. Questi elementi in qualche modo possono essere diciamo fra di loro coordinati e potrebbero portare all'individuazione. Certo è singolare che questa circostanza, per quanto sia si presti anche ad essere romanzata in qualche modo, questa circostanza non sia stata oggetto di nessuna forma di attenzione negli ormai 16 anni che sono passati. È anche un giallo. Noi ci siamo interrogati quante volte l'abbiamo letto, io, Daniela Marcone, la signora Marcone, Paolo Marcone, quante volte, e ci siamo interrogati su tutti gli elementi di questo biglietto, soprattutto questa figura incredibile, la collezionista. Rivolgetevi a qualche collezionista. Collezionista di cosa, ci siamo chiesti? Di fogli da bollo? Oppure una collezionista di atti scritti? Una archivista, per esempio, che collezionava atti del passato? Ecco, noi abbiamo fatto delle ipotesi, nessuno ci ha seguito. Un'altra cosa che ci siamo chiesti: è un uomo? È una donna che ha scritto questo biglietto? Sembra una donna che ha una certa età quando scrive questo biglietto. E da dove proviene questa donna? Che lavoro fa? Importante anche questo, bisognava stabilirlo. Bisognava cercarla dove? Bisognava cercarla in tribunale, per esempio, perché in tribunale circolano i fogli da bollo, o all'ufficio del registro, è la patria degli atti registrati sui fogli con marche da bollo. C'era un ritratto, una donna di una certa età, una donna che poteva avere lavorato in questi ambienti, poteva avere visto e poteva avere saputo qual era la causale di questo orrendo delitto, che però non ha il coraggio di rivelarsi e manda un segnale troppo debole, troppo misterioso, troppo giallo. Però questa è un'altra amarezza che abbiamo noi, che nonostante questo timido aiuto non sia stato fatto un passo e non si sia scoperto chi è questa collezionista e chi è questo misterioso autore del delitto. Thank you.
Io non uccido non perché esiste un precetto morale, ma perché non voglio convivere con un assassino. Le persone etiche fanno il loro dovere in maniera istintuale, ingenua. Socrate era una persona etica. Domani ti spedisco tutto, tutto il materiale, volevo che lo guardi tu. Almeno tu, almeno voi. Tu è nostro figlio. Gli altri forse non vogliono. Siamo tutti ossessionati delle nostre vite sedute o inginocchiate. Cosa se ne fanno di esempio di uno che è vissuto ed è morto in piedi? Ma cosa se ne fanno? Siamo a Cerignola, dove c'è un terreno che è stato tolto alla criminalità organizzata. È fondamentale dire perché abbiamo dedicato il bene a un personaggio per noi molto vicino, come Francesco Marcone. Per tanti motivi. Uno dei tanti è perché lui ha sostenuto il progetto di legalità. Cioè non lasciare le cose così come stanno. Queste sono le firme che hanno messo i volontari che sono venuti da tutta Italia per partecipare a ciò che noi facciamo di solito, la lavorazione del terreno, la sistemazione del bene confiscato.
e qui hanno messo la loro firma. Questi sono i campisti del 2010 e questi qua sono i ragazzi che sono venuti nel 2011, che hanno occupato un po' più di spazio di quelli del 2010. Questo bene è stato intitolato alla memoria di Francesco Marcone perché ci piaceva il fatto di continuare a portare avanti il suo nome, facendo rivivere questo terreno che per 10 anni è stato purtroppo lasciato lì abbandonato, e quindi facendo continuare a vivere il suo nome, la sua memoria, insomma, perché i ragazzi con cui adesso stiamo collaborando, con IPON Legalità, conoscendo e chiedendosi anche il perché abbiamo chiamato questo bene Francesco Marcone, facciamo conoscere a loro la sua storia e quindi comunque portiamo avanti quella che è la sua memoria, insomma.